Signori, il titano pazzo è ritornato e l'ha fatto anche alla grande perché con tutti i ritocchi che ha subito questa carta in questo breve periodo di tempo, no, ce ne siamo resi conto, per ben due volte è stato ritoccato Thanos, questa è la terza volta e finalmente alla terza, la second inner, ha centrato quello che voleva fare, ovvero centralizzare Thanos nel suo stesso mazzo, perché sappiamo benissimo che prima Thanos era un mazzo lasciato lì, cioè un mazzo, la carta, capito? E invece adesso, con le sue gemmette, che tra l'altro vi ho fatto spoilerare il mazzo che andremo a utilizzare oggi, e piccola parentesi, oggi vi devo dire tante cose. Parliamo delle gemme. La gemma della realtà non pesca una carta, è un errore testuale, non vi pescherà mai la carta, hanno semplicemente fatto un piccolo switch. La Soul adesso è diventata una carta importantissima, fa sì che il suo effetto Unwing non fa né scartare né distruggere Thanos, e pesca una carta, e la Reality no. Invece prima era esattamente il contrario, capito? E poi un'altra carta importante, non solo è la Soul, la Space può andare a far giocare sì Thanos nel Profix, nella location del Profix, in Sancta Sanctorum, può andare a farlo giocare. Se c'è un Cannonball e c'è Profix e c'è uno spazietto libero, il Thanos si sposterà lì e non verrà distrutto, capito? E c'è di più, se c'è anche la Soul settata, non lo fa distruggere. È follia sta roba. Quindi sembra che la carta di Thanos con le gemme giuste, se pescate, perché sappiamo benissimo che il problema principale di Thanos è quando ti bricco le gemme. Quando ti bricco le gemme tu non hai che fare. E vi invito ad andare a vedervi il VOD di ieri, della live, che veramente abbiamo tryhardato fin da subito. Siamo saliti già di 10 livelli. Siamo subito pronti per l'Infinite, belli carichi freschi. Il mazzo di oggi è un mazzo che io vi consiglio di provare. È uno dei Thanos, uno, il Thanos che preferisco per questa season, per questa settimana e penso per tutta la season. Perché stiamo parlando del Thanos che va a prendere a giocare carte forti, li fa scontare. Abbiamo Scar, abbiamo Sasquatch, abbiamo Death, abbiamo Mockingbird, tutte che si scontano. La Death, dici tu, ce la devi dire Killmonger. Attenzione però a Killmonger per le sue gemmette. Si potrebbe sostituire con una carriera, come preferite, per avere più certezza. Però a me Killmonger piace. A me Killmonger fa sì che mi pulisce il campo. Pulisce il campo. Metti che ci serve qualche spaziettino in più per mettere un'altra carta potente. Vi consiglio di sostituire Visione con Cool Obsidian. Io non ce l'ho. Io ancora non l'ho trovata. Ah, è un'altra roba. Un'altra roba. Sappiamo benissimo, nei giorni dell'inizio della season, Snap è buggato, dal cellulare non si può entrare, gli errori ce ne stanno. Per esempio ieri, siccome ci sono stati i serious drop, c'è Martire serie 3 e il Papero serie 3, io non c'avevo nessuna delle due, ed erano le uniche serie 3 che mi mancavano. Che è successo? C'era Martire qui, c'era Martire qui, l'ho trovata in una cassa così random, una cassa oro. E dopo, se vi è successo anche a voi, non vi preoccupate, quando voi andrete a trovare una carta di serie 3 nelle spot, c'è questo piccolo bug che vi fa. Vi dice in poche parole che dovete aspettare 4 settimane. Non è vero, infatti, come potete vedere, io c'avevo il papero. Quindi non vi preoccupate, il giorno dopo già si resetta tutto. Piano piano ce la fanno, ce la fanno. A rilento, ma ce la fanno. E adesso sono curioso di fare un bel mazzo spicy col papero, tipo un vivente bello glorioso. Ho pinnato sì, ho US Agent. Ah, comunque, a me dispiace. Adesso andiamo a provare intanto Thanos. A me dispiace che Tena, la carta principale delle spot di questa settimana, è passata in secondo piano rispetto a questo Thanos. E dici tu, grazie al cazzo, perché Thanos è veramente sbroccato. È matto, è fuori di testa, sì, ma domani arriverà sempre sicuramente il mazzettino con Tena, che intanto vi consiglio di giocarla con Loki. Poi, sto cercando altri mazzi perché, sapete, il Loki, non voglio che in qualche modo rientri quel meta in cui ci sia Thanos da una parte e Loki dall'altra. Però mi sa che sarà così la suonata, raga. Mi sa che sarà proprio così. Allora, io non vi consiglio mai di fare la Reality adesso. La Reality, visto che è cambiata, la giocate dopo. Vi vedete tutte e tre le location. E poi valutate, perché adesso non vi pesca più la carta, non fate assolutamente nulla. Mazza specchio. Se c'ha la time, se c'ha la mind, lui è sgravato. Lo spaziale ieri in stream, capitava sempre una out location e vedo che oggi non è cambiato assolutamente nulla, però io non andrei a cambiarla. Intanto io farei 1 e 2, 1 e 2 carine spicy, invece la cambia lui. Vabbè, cittadella stellare, va bene, dammi una location per bene come terza. Vabbè che ce la possiamo anche switchare, ci abbiamo la Mockingbird subito a 3. Guarda, capito, sembra a primo impatto che sia un mazzo che pricca, ma come vedete tutte le carte forti che ci abbiamo
Mockingbird a zero. Tutte. Avete visto? E questa è un'altra roba di oggi e di ieri. Cioè il fatto che ti butta fuori dalla partita. Io spero che non succeda oggi, perché altrimenti mi incazzo come una iena. Dici tu, c'è ragione che lo fai. Lo so. Se facciamo così, poi possiamo giocare. Dobbiamo giocare a reality, così che possiamo giocare a task. Ci serve Killmonger come il pane. Serve Killmonger come il pane. Vediamo se lui intanto gioca qualcos'altro. Ule. Orak. Godo. Vedi, vedi che godo io. Vedi che godo. Volevi prendermi la soul, maledetto. Adesso arriva Sasquatch. Arriva Sasquatch. Poi vediamo. Turno 5 abbiamo Thanos da giocare. Possiamo farlo. No, non abbiamo la space. Scherzavo. Non possiamo farlo su Morag. Lui gioca la Mockingbird e pareggio. Va bene. Mind. Vabbè, io devo fare per forza Thanos da una parte e Blob dall'altra. Tanto giochiamo Thanos qui. Visione. Ok. Perfetto. E l'unica cosa che dovremmo fare è fare Blob qui. Ma quale sarà il pronostico? Che lui sposterà sia Visione che Jeff. Jeff me lo sposta su Mockingbird. Visione me lo sposta lì. Lui vince al centro e lui vince a destra con Blob. Questo sarà quello che succederà. Andiamo. Non snappo perché... Oppure fa Shang. Oddio, vince il proprio più grosso. Il mio. Però ammetto che lui c'ha la variante e io no. Lui c'ha la ultra bolla, complimenti. Allora, andiamo subito con il prossimo game. Avete visto che gira bene il mazzo? Allora, lasciando quella piccola roba di Morak, che non c'avevamo la spesa. Ma che c'ho qua, oh. Sembra che qualcuno mi abbia tagliato, ma vi assicuro che non è successo niente. Sono in column. Ah, dici Nebula subito così. Va bene. Ci posso stare. Triskelion, non ci posso stare. Assolutamente no, questo è terribile come roba. E io turno 3 devo fare Mind più Reality. Questo è, non posso fare Gable. Gidu, perché non hai giocato Lizard su Nebula? Perché sono un pochino ritardato. Ah, questo. Ho capito, vabbè, fai così. Devo lockdown. Ora vediamo se in qualche modo tutta la premessa che abbiamo fatto all'inizio video va. Abbiamo power e time. Le carte che ci servono non sono queste, ma sono le altre due gemmette che sono all'interno del nostro mazzo. Però se noi facciamo così, se noi facciamo aspetta, fai qui. Facciamo così e facciamo anche così. Noi peschiamo dalla time, peschiamo da Cable, gli facciamo del male, giochiamo da nostra 5 subito sulla Quellas. Ok. Ricordiamo che se lui continua ad avere la prio, cosa che non è successa, noi possiamo avere fare Killmonger per togliergli il Kitty Pryde, capito? Allora, ci abbiamo anche Depp, ci abbiamo Sasquatch a 3. Che bello avere Sasquatch a 3. Voglio se è bello avere Sasquatch a 3. Però poi cosa comporta questo? Comporta che io ci ho detto e la voglio fare. Cioè se io faccio detto io faccio un disastro. Ma proprio faccio veramente un disastro. E allora 1, 2, 3, 4. E ce l'avrei a 4. Ce l'avrei a 3. A sto punto farei space. Passare il progetto, farei space lì e Sasquatch a sinistra. Un po' stupido lui. Un po' stupido. Comunque, un po' stupido. Un pochino lo è. Io devo snappare. Devo snappare, io devo far così e vincere il game. Volendo? Perché ok che lui ha preso più due di mana. Lui come mi contesta tutte e due le location, parliamone. In mezzo, vincere. Non può vincere in tutte e due le location, vabbè. Parliamone. Cannonball, crossbounce lì, White Widow, perfetto, 8 cubettini portati a casa da un profis, fratello, no, no, a parte tutto, cioè se io ti snappo dopo che tu mi fai il profis mi sembra un attimino tu mazzo che me la colli, capito? Vabbè, un po' di avversari un po' così, raga, stiamo carburando e gli avversari sono quello che sono attualmente.
già possiamo capire la suonata dopo che arriviamo a Infinite. Spero di farlo così già da domani proviamo Dena già con il mazzo Infinite. Ehi! Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Tipo lui, no? Tipo lui a me fa pensare che questo sia un bot. Quindi io intanto uno snappettino glielo butto. Facciamo la time qui. E vi ricordo comunque di entrare nel gruppo Telegram per tutte le delucidazioni che a voi servono. Per le spot, per le carte nuove, per chi prendere con i token, capito? Entrate così, fate parte di una bella roba. Siamo già un centinaio di persone giù di lì. E siamo tutti contenti, capito? Siamo tutti contenti. Soul, reality, space, power, tutto. Abbiamo tutto. Qual è il punto di avere tutte le gemme? Che poi io non so come debbo fare per distruggere. E non voglio distruggere. Che ci abbiamo detto? Io non voglio distruggere. Toglierei il Bifrost però. Toglierei il Bifrost. Sì. E la paura la metterei? No, ma giochiamo così e basta. Anzi, la spesa sembra quella più sacrificabile. Sembra quella più sacrificabile. Facciamo così e peschiamo un tetto, dai. E basta. Andiamo a 6 carte. Sword Master. Vabbè, è un bot. Ma è un bot. Ma è un bot. Dai, abbiamo avuto la conferma per sta cazzata che ha fatto. Ah, New York. Wow, fantastico New York, cross bonus, va bene. Allora, vi spiego una roba per i bot. Io vi consiglio ora di focalizzarvi a salire ad Infinite. Perché dopo abbiamo visto la settimana scorsa con l'account del Quentin, abbiamo visto 2 settimane fa con l'account di Spadino. E se non raggiungete Infinite subito, ora che all'inizio season ci stanno i bot, dopo prenderete solamente gli schiaffi perché sarà una roba scriptatissima. Vabbè, io sono rimasto scioccato comunque. Vabbè che poi, cioè, passare da quando si è abituato a giocare a Infinite a vedere e a collare robe che non stanno né in cielo né in terra, lì non so parlare, li destabilizzano. Li destabilizzano, però manca a fa così. Giochiamo Thanos. Poi turno, abbiamo Scar a 2. Abbiamo Scar a 2. Invisible Woman. Ora, qual è il trucco del bot? Il trucco penso che lo sappiate tutti. Se è al turno 6 o al turno 5, lui vede che vince 2 location su 3, lui ti snappa in bocca. Ma lui non collerà mai questa play. Che è un bot. Letteralmente un bot. Tu prendi e fai così. E fai così, prendi e fai così direttamente. E vinci il game, via. E si ritira, perfetto. Ma vedi che devo fare il tutorial sui bot? Ma manca a fare così. Oh, vediamo se mettiamo intanto il novantino nel video già. Ci mancano 4 cubette. Adesso gli snappiamo in faccia al ragazzo. Mamma mia, che bella quella l'avatar di Kang. Oh. Comunque posso dire, io non ho mai visto variante di Kang. L'unica è quella baby che ci sta nell'album. Vi ricordo di prenderlo perché ci stanno a 6 variant, ci stanno quei cosi. I 2000 token. Infatti penso che Cersei la prossima settimana li prenderò con i token perché ho finito tutte le chiavi. 2 chiavi avevo e mi sono uscite Grandmaster e Tena che mi mancavano. L'avete trovata Tena? Io spero che abbiate aperto, raga, perché veramente domani lo vedrete. Ma Tena già l'abbiamo provata ieri in live e arriva a 2.13. 2.13, non è vero? 2.12, 2.14. Come se non ci fosse un nome. Cioè, da turno 2, ovviamente. Invisible Woman. Qui io devo avere paura. Per sta roba io devo avere paura. Che devo giocare la Soul. Rollad che prende. Oddio, Super Giant. Vabbè, io ringrazio per la Mockingbird. Non ringrazio per lui. Qual è il punto? Il punto è che poi con Crossbones io non posso. Non posso giocarlo perché non ho la prio. Guarda, sembra il game perfetto comunque per lui. Abbiamo Thanos e poi non riusciamo. Io buttalo qui, Thanos, tanto non si distrugge. Vabbè, ha briccato il mazzo e io godo. Vabbè, allora, io dico una cosa, raga. Se qualcuno di voi, io spero che non si offenda nessuno, ma chi gioca a Ele è veramente un ritardato. Ivan, Gilgamesh, parliamone. Questo sembra pure un bot dall'avatar e dal nome. Perché, raga, veramente, cioè, se tu basi veramente tutto su l'NRG, su... sulla casualità di beccare Ela, tu fai delle giocate che non stanno in cielo. A parte tutto che non sai giocare,
non sa giocare. Cioè, è inutile che mi dici, viene il tizio X e mi fa... ma io gioco quella perché è forte come mazzo. Vabbè, non è forte come mazzo, è sculato, che è ben diverso, è casuale, che sono due cose completamente separate. Qui non c'è neanche bisogno che mi distruggano le cose, io snappo. Poi fai tu. In un gioco di carte devi ragionare. Pure il cannonball è forte. Abbiamo trovato il counter. Abbiamo trovato il counter per eccellenza e lui ha preso la soul. Questa è la carta che countera il mazzo. L'abbiamo trovata. Se pesco le DD, in qualche modo me la posso cavare. Ma altrimenti... non me la posso cavare. Cioè, come se lui sapesse. Capito? Lui ha protetto Mobius. Come se lui sapesse. Vabbè, follia. Ok, vabbè, arriviamo a Kimbird. Questo è l'importante. Io la butterei su Death. E poi farei Blob qui, capito? E qui mi aspetto uno Shank. Ma il problema è un altro. Il problema è un altro. Io posso fare pure così. Non basterà mai. Potrei concentrarmi su una location? Sì. È poca roba. Poca roba. Io non so se lui riesce a giocarmi tutto. Ma se facessi così, visto che lui è stupido? Non vinco. Avrei perso comunque, in qualsiasi modo, perché avevo la Miss Marvel. E pensa tu come io devo perdere con Mobius? Vabbè, è normale. Becchi il counter per eccellenza del mazzo, è normale. Tra l'altro c'era anche Wakanda, non abbiamo pescato le DD, ma anche se fosse stato, sarebbe cambiato nulla. Ma è anche giusto che ogni mazzo abbia il proprio counter. Bella la soul, comunque. Che altrimenti, capito, renderesti la cosa molto più sbroccata. È giusto che sia così, non si può vincere le partite, soprattutto... cioè, si può vincere, ma quando ti gira in qualche modo bene a un counter per... ma sti cazzi. Questa è la regola di vita, sti cazzi. Angela. Quanto ci starebbe bene la lei? Ma quanto ci starebbe bene? Questo non è bello, fratello. Questo è male. E a me due Jeff, io te li posso giocare e mi fanno comodo. Poca roba però. Avrei potuto giocare Jeff sull'onda di sinistro, ma non basterebbe neanche 4 per prendere il vantaggio. Godo. Godo di questa roba. Adesso ti becchi un crossbones buonissimo sull'onda di sinistro, così che capito. E lui ci avrà Shang e siamo tutti d'accordo che ci avrà Shang. Parliamone. E noi ci abbiamo anche un Thanos. Abbiamo briccato le gemme in una maniera assurda in questo game. Si può dire questo. Si può dire questo. Io spero... l'unica cosa è beccare la reality, signori. L'unica cosa è beccare la reality e switchargli quella ronda di sinistro dopo. Bello Scar. Bello Scar. Kitty Pryde. E vedi qui con una carriera, col senno di poi, era sempre vinta, perché come li butti giù tutti quei drop, capito? Diciamo che hai fatto anche il tuo gioco. Io c'ho Thanos, ma Thanos sarebbe buono giocarlo con l'onda di sinistro. Ma io voglio switchare quella roba, che poi è un casino. È vero che potevo fare anche Blob, sì, ma io temo Shang, cioè è normalissimo. E mo! Gustosa questa roba. Ora, lui non può giocare tre Shang. Siamo d'accordo? Io dovrei snappare. Avrei dovuto snappare prima. Questo sì. Avrei dovuto snappare prima. Però. Come pretendi tu? No, non butterei neanche Jeff lì. Lo lascerei lì. Tutto così. Lascerei tutto così. Il misterio. Il misterio. Dici misterio. Dici Sasquatch. Dici Kitty Pryde e dici Kitty Pryde. GG, cazzo. È stato un'ora a ragionare. Però alla fin fine l'aveva ragionata anche mezza bene. Perché ha fatto sì che
a sinistra vinceva. Bravo. Ah, avevo detto che era l'ultima, invece mi sto prendendo un'altra partita. Ma che ce ne fotta a noi. Comunque, se siete arrivati fino a questo punto del video, vi invito ad andare a vedere... Sì, Multiversus, signori. A dargli un'occhiata. Dategli una possibilità, perché è veramente un gioco folle, fuori di testa. Me sta impazzendo. A parte tutto c'è una grafica della Madonna. A parte tutto è qui... vabbè, questo è tutto casuale, frate, si snappa. Si snappa. Come il buon sostenitore di Ela... Discard dice. Dici, chi è il sostenitore di Ela Discard? Capito? Non c'è bisogno che io aggiunga altro. Izzard X23, non abbiamo una carta da scartare. Abbiamo Scar, abbiamo Thanos. Thanos senza gemme è completamente inutile. Abbiamo solamente la Space. Vabbè, io mi dovrei affidare all'agente Coulson, no? Sì. Affidiamoci allo scriptato agente Coulson, perché sappiamo benissimo che agente Coulson è capace di far carriare realmente i mazzi con Loki. Vocife, no! No, vedi, li fa cazzate, vabbè. Bella la Miss Marvel, io farei Iron Lad, però. Iron Lad pazzo. Poi turno 5, vediamo, c'è Dark Hawk, ma Dark Hawk mi sembra veramente una grandissima cazzata da farlo. E poi c'è Giganto, Scar e Thanos. Vabbè. Mister Negative, io ci ho provato una volta a fare Mister Negative. Mamma mia, Mantis. Io dico, ok, Scar che è scontato. Ma a me non mi serve. Mi serve. Io andrei a giocare Thanos qui, poi. Con la Miss qui. L'unica cosa che mi viene in mente di fare è questa. Perché lì metti 12 punti. Lì non gioca. Perché lui c'è una mamma puttana. Lui mi dovrebbe contestare due location. Ok, qui c'è un punto di differenza. Ok, qui ce ne sta poco. Io devo anche pensare che lui non possa giocare tutte le carte che vuole. Io ho solamente una play. Scar. Signori, il distretto X con lo snappino non delude mai. 90. Hittato. Bello quando mi devo prendere tutte queste robe. Ma sai che facciamo? Io non arrivo a Infinite. Ce la facciamo nel video di domani con Tena. Se arrivo con Tena c'ho già, capito? Facciamo una roba carina. Oppure tryhard pomeriggio, come se non ci fosse un domani. Vediamo dopo, raga, andate a vedere il video, se lo merita. Bella.